Salve a tutti e bentornati su Ark. Dunque, dallo scorso episodio non ho praticamente fatto nulla se non portare avanti la schiusa di queste uova di Deinonico e del Magmasauro che sono appunto pronte per essere aperte. Qui ci ho giusto buttato qualche condizionatore in più in modo tale che ormai non c'è assolutamente nessun problema a raggiungere la temperatura necessaria. Già il cucciolo di Deinonico è uscito. Li lasciamo soltanto se sono femmine, perché ci servirà poi per fare le uova. E uccidiamo tutti gli altri, soprattutto i maschi, che non hanno ottenuto mutazioni utili. Quindi, vediamo quest'altro. Questo è maschio senza mutazioni. Questo anche 173, quindi nessuna mutazione. Però è femmina e ce lo lasciamo. Quindi, femmine, venite a me. So, sembra brutta detta così, ma tu che ce fai? Questo è maschio, ragazzi. Ci hai provato, eh? Se siete deboli di cuore, non guardate questa scena. Adesso innanzitutto mettiamo un po' di carne a loro. Finiamo di schiudere quest'altre due uova di Deinonico. E buttiamo giù anche l'uovo di Magmasauro. Oh! Ma salve! Guardate che carino che è. Livello 140 poi. Lo mettiamo nella criocapsula. Perché il Magmasauro, quando è piccolo, richiede del cibo particolare. Che altrimenti rischiamo di farlo morire di fame. E la cosa non andrebbe molto bene. Oh, belle statistiche c'ha comunque, dai. Una buona salute. Vai, cucciolotta. Tra un po' ti diamo la pappa. Allora, aspettiamo al volo che schiudano anche questi. È maschio e non ha mutazioni, quindi sai già che fine farai. Questi intanto stanno crescendo. Come potete vedere, col 50% di maturazione vanno belli veloci. Poi i Deinonici già crescono abbastanza velocemente proprio di loro, quindi... Oh, una bella coppia di gemelli. Grazie di essere venuti al mondo, ma non siete adatti. Ok, dunque, mentre questi piccoli Deinonici continuano a crescere, andiamo a recuperare il cibo per il Magmasauro. Quando è cucciolo, mangia soltanto ambra grigia oppure in sostituzione lo zolfo. Non so se lo sapevate. E sinceramente lo zolfo è molto più semplice da ottenere. Soprattutto in questa mappa, perché a quanto pare l'ambra grigia si trova in delle caverne un po' pericolosette da raggiungere. Noi invece ci andiamo a prendere appunto lo zolfo e vi faccio vedere dove si trova. Molto semplicemente, comunque, dobbiamo andare nella zona vulcanica. A sud-est. Allora, eccoci arrivati al vulcano. E proseguendo la costa verso est, raggiungiamo questa zona dove ci sono appunto dei giacimenti di pietra sulfurea. Qui fa tremendamente caldo, come sempre. E picconando ste rocce otteniamo lo zolfo. Vai. Ok. Ce ne facciamo una bella scorta. Visto che ci sto, ragazzi, un bel bagnetto caldo si può fare, no? Voi che dite? Ti vado qua dove stanno le bollicine, va. Sì, ci voleva proprio. Buona quest'acqua. Non vi dico di cosa sa, però. Certo, questa non è fra le migliori spiagge d'Italia, però sicuramente ha il suo fascino. Prima di morire accaldati, direi di tornarcene in base. Ok, allora, vediamo se sto Magmasauro si mangia sto zolfo. Così siamo sicuri al 100%. Dannato. Vai. Vediamo se scende. Sì, 99, vedete? Se lo sta pappando. Anche se comunque lo sfama molto poco, devo dire, però così dice la wiki e così facciamo noi. Non dovrebbe morire di fame. Ok. Allora, però io questo lo vorrei imprintare, perché così ce lo miglioriamo ulteriormente. Il problema è che con i miei settaggi fra 12 minuti gli devo dare le prime attenzioni. Quindi, quasi quasi, innanzitutto ci facciamo un bel elisir dal nostro pipistrello. Ci prendiamo le sacche che erano qui. Ne servivano 200, se non sbaglio, vero? Non ricordo benissimo. Sì.
Allora, vai. Fetto 30. Ok. La carne la diamo a loro. E in questi 10 minuti noi ci prepariamo un attimo, perché oggi, a parte queste schiuse, iniziare a catturarmi qualche creatura come si deve. E avevo pensato innanzitutto ad uno spinosauro, visto che abbiamo quella sella molto buona e visto che qui davanti ci devo mettere una creatura che ci difende dentro ste acque. Se poi in tutto ciò troviamo altre creature che vediamo di buon livello, possiamo prendercele. Ranocchia livello 130. Finalmente, ragazzi, io... Ci sono state centinaia di rane questi giorni qua che spuntavano dal lago, ma tutte di livello basso. Questa finalmente è di livello alto e io me la acchiappo. Via qui. Ok. Non dovrebbe essere un problema farla addormentare, eh? Ok, incosciente. Perfetto. Vabbè, statistiche non eccezionali, ma era soltanto uno sfizio, ragazzi. Ok, ha voglia, ragazzi. Gliene bastavano tre praticamente. Ranocchia da combattimento pronta. Salve. Questa creatura è molto buona, ragazzi, eh. Sia per addormentare, anche se non è chiaramente il sistema più efficace, ma si può usare anche per quello, ma soprattutto per farmare la pasta cementizia, perché non so se lo sapete, ma se mangiate gli insetti con lei ottenete pasta cementizia. Allora, giusto in tempo per fare l'imprinting a questo. Vediamo un po' che chiede. Coccole, perfetto. Vai. 7%, vabbè. Allora, 7% perché il magmasauro cresce molto lentamente, ragazzi. Infatti vedete, nonostante io abbia 50 per, sta ancora al 6%, quindi potete capire. Questo però, siccome dobbiamo andare via dalla base adesso, io me lo incapsulo e poi quando torno ci sto un po' più appresso. Altrimenti rischiamo di saltare qualche imprinting e perdiamo di efficacia. Qui c'è qualcuno che sta combattendo col mio muro. Trodonte, ok. Va bene. Avete visto come gli spuntoni metallici non subiscono minimamente danno, perché sono considerate appunto strutture... oddio, se non sbaglio, non mi ricordo se vengono considerate di metallo o di pietra, ma comunque molte creature non possono attaccarle, quindi... Ci prendiamo un po' di attrezzi, quindi... Lente di ingrandimento, dardi sedativi, crocchette, c'ho queste straordinarie, ma... Diciamo che preferisco conservarle. E invece ci prendiamo un bel Ovis, così ce lo spappoliamo quando ci serve. Vai. Te che sei maschio. Per lo spinosauro ci prendiamo degli ingressi di pietra. Questi qua. Ne prendiamo 5. E ci creiamo delle tagliole. Che ormai il sistema che uso per lo spinosauro è sempre quello, quindi... Ecco qua. Anche perché il lanciarpioni con le creature troppo grosse non funziona, quindi dovremo per forza intrappolarlo. E vi porto in una zona carina che ancora non abbiamo visitato, situata ad ovest della mappa. Tra l'altro c'è anche un bel castello, e così ve lo faccio vedere. Allora, eccoci qua, ragazzi. Ci troviamo appunto in quest'isoletta qua, sulla sinistra della mappa. Ed è un posto abbastanza lugubre in realtà. Qua c'è già una bella nota e ce la acchiappiamo subito. E in questa palude ci sono creature molto interessanti. E infatti mi sono dimenticato di dirvi che mi sono portato appresso anche le torte di verdura dolce. Perché se troviamo qualche lumachetta ce la catturiamo. Tipo qua ce n'è già una, ma mi sa che serpente se l'è spappolata. Vediamo un po'. Facciamolo prima fuori. Ok. Mi sa che è rimasto solo il cadavere. Anzi no, incosciente. Ah, benissimo, sì, perché il serpente attacca le creature e le addormenta, in effetti, il titano boa. Quindi è perfetta, ragazzi, cioè, possiamo già metterci una torta dentro. Per sicurezza ne mettiamo due.
Ma già con una si dovrebbe catturare. Ok, eccola qua. Perfetto. Allora, aspetta che l'altra torta ce la riprendiamo. Ti mettiamo subito nell'acrio. Voi direte, perché hai preso la lumaca? Dopo ve lo faccio vedere. Allora, in realtà però, siamo qui per un altro motivo. E cioè, lo spinosauro. Vediamo un po' se ne avvistiamo qualcuno. Di livello decente. Qui c'è una casetta che andiamo subito a controllare. C'è uno spino laggiù. Aspetta un po'. Aia. Ma chi è? Caprosuco. Ok. Vediamo un po'. Livello 50, vabbè, è un po' bassino. Non lo catturiamo. Qui c'è una nota. Però direi di far fuori prima il Baryonice. Posto molto affascinante. Anche perché, come potete vedere, non mancano dettagli raccapriccianti. Ah, ci sono anche le piante della specie X. Ok, vabbè, prendiamo i semi, non si sa mai. Allora, questa è la nota. 42, perfetto. Qui c'è una casetta, ma non ci si può entrare, presumo. No. E da una parte è anche meglio, perché chissà che ci troviamo qua dentro. A giudicare dall'ex proprietario, le cose non è che sono andate molto bene da queste parti. Allora, qui c'è un altro, tiè. Questo stava provando a darsela a gambe, sicuramente. Ci sono anche delle carcasse qua, che se non sbaglio danno carne marcia. Tipo sto triceratopo. Esatto, danno anche polimero in realtà. Beh, allora ce lo prendiamo. Ah, qui c'è un'altra lumachina. Questo è livello 130, beh, è già più interessante. Allora aspettate, eh. Ci catturiamo anche questa intanto. Ok. 130, penso che... Allora, gliele diamo tutte per sicurezza, le torte. Tanto non penso che ne catturo altre. Già un paio bastano. Solo che l'inconscio gli cala molto facilmente. Quasi quasi lo sapete che faccio? Siccome ci sono i funghi, ho visto qua, ci prendiamo i funghi narcotici che ho imparato ad usare su Aberration. Devo stare attento a non trovare quelli che ti danno allucinazioni, che in realtà non so se siano presenti qua, però non si sa mai. Ok, allora vediamo un po'. Questi qua, fungo aspro. Perfetto, sono quelli che narcotizzano. Ok, allora, con una torta ha fatto il 34%. Quindi direi che altre due gli servono. E gli diamo un po' di sti funghetti, va. Ok. Io penso che siamo a posto così. Livello 60. Ancora no. Ah, c'è un altro villaggetto tra l'altro qui. Altro spinosauro. Ragazzi, livello 150. Vai. Mamma mia, ha trovato. Allora, aspettate che faccio un attimino pulizia. Tagliola. Portoni. Così. Anzi, forse questo lo allarghiamo un po'. Ok. E con l'ultimo chiudiamo qua. Lo attiriamo. Vediamo un po' se la viverna però è in passivo, sì.
Vai. Vieni, vieni qua, bello, vieni. Ok, sei incastrato. Aia, serpente. Non era proprio il momento migliore. Ok. Via, 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 via. Ammazza, ragazzi, ci ha dato un morso, ci stava per addormentare il maledetto serpente. Dove è andato? Non c'è più. Vabbè, occupiamoci dello spinosauro, va. Tiè. Qui c'è un porco. Non è un problema. Oh, questo sta affondando nel terreno. No, no, spino. Mi pare brutti scherzi, eh. Allora, serviranno parecchi dardi perché questo è un bel livello. Oh, cavolo, scusami, viverna. Non volevo. Il maledetto serpente ci ha anche distrutto l'armatura. Meno male che non è una zona fredda questa, quindi. Ma ragazzi, è feritissimo sto spinosauro. Ma non è che mi ci muore, no? È andato? Dio no! Ah, ma perché il serpente sta qua? Lo sta uccidendo lui! Ma guardate un po'! Ti difendo io, Spino! Aspetta! Ok. Addormentato il serpentone. Ma questo mi ci muore, ragazzi. Questo mi ci muore. Messo proprio male. Vediamo un po'. Porca miseria. Dobbiamo essere velocissimi. Dai, addormentati, su. Fai da bravo. Oh, ok. ...500 di vita, ragazzi. A parte che non è che abbia delle statistiche così buone. Guarda sto serpente maledetto. Io t'ammazzo te. Ecco. Ci tiriamo fuori subito il montone. Lo spappoliamo. Diamogli un bel pallo spinosauro. Il resto mettiamo tutto sulla viverna. Come un idiota non mi sono portato il narcotico stavolta. E quindi adesso faccio al volo un salto in base. Questo ce lo facciamo fuori. Oh no, questo è livello 130, ragazzi. Ma che cavolo, ma quanti ce ne stanno di spinosauri qui? Tu vieni qui. Allora, tu sei femmina. E anche tu. E niente, allora lo lasciamo lì quello. Ci accontentiamo di questa qua. Però adesso facciamo una bella cosa. Gli do i funghi. E vado al volo a casa a prendere il narcotico. Perché sennò questa si risveglia, vedete? L'addomesticamento sale più lentamente rispetto all'inconscio. Ok, vai. Procediamo col narcotico. E mentre che la nostra spinosaura si tama, vi faccio vedere anche il castello. Però prima ci vediamo la grotta che è sotto al castello. Guardate che spettacolo, ragazzi. Allora, grotta che in realtà non è che contenga chissà cosa. Però è una bella zona dove venirsi a rifugiare e dove farsi la base. Questo sta scappando da qualcosa. E quindi torniamo indietro. Ma comunque la cosa bella è che qua sopra c'è appunto un altro castello di Fjordur. E cioè questo. Ok.
Molto carino anche questo di castello. Anche se un po' più spettrale, diciamo, degli altri. Però prendiamoci sta nota. Anche qua di acqua ce n'è in abbondanza. C'è anche un piccolo sentiero, vedete, che porta all'ingresso del castello. La cosa che non mi piace dentro queste paludi è il rumore che si sente, perché c'è un continuo sottofondo di ranocchi e insetti, che insomma non è il massimo. Se volete un bel posto raccapricciante dove farvi la base, sapete dove andare. Ok, allora eccoci tornati in base. Adesso vi faccio vedere perché ho preso queste lumachine. Siccome su questa mappa c'è tanto polimero organico, sia in quella grotta piena di alveari dello scorso episodio, ma anche uccidendo i vari pinguini e altre creature, è molto conveniente accumularlo. E l'unico posto dove si può conservare bene il polimero organico e quindi allungare il tempo di decomposizione è nell'inventario della catena. Vedete, infatti adesso fra 15 minuti ne scade un'unità all'interno del mio inventario, mentre se lo mettiamo nella catena scade fra 44 minuti, quindi è triplicato il tempo di decomposizione. Oltretutto queste lumachine, se messe in passeggiata, producono anche pasta cementizia. In realtà impasto di acatina, ma è uguale, è lo stesso prodotto. L'unica controindicazione è che purtroppo mangiano soltanto le torte di verdura dolce e quindi, insomma, sfamarle non è proprio economico. Per quanto riguarda invece lo spinosauro, eccolo qua. Finalmente abbiamo il nostro primo carnivoro veramente potente. Gli mettiamo la sella. E purtroppo questo, ragazzi, è venuto con statistiche davvero basse. Cioè, nonostante fosse un livello 150, è salito pochissimo sia con la vita che con il danno. Quindi non è che sia proprio il più forte degli spinosauri. Però, comunque, potete capire che già così com'è fa la sua sporca figura. Adesso facciamo subito capire chi è che comanda dentro l'acqua. Vieni qua, Barionice, vieni. Ecco. Oltretutto lui, quando entra in contatto con l'acqua, ottiene un buff, come potete vedere in alto a destra, e cioè idratato. La velocità, il danno e la rigenerazione della salute del tuo dinosauro sono migliorati. Praticamente il suo attacco è più forte di quello di un Rex, anche se comunque ha meno vita. Poi oltretutto nell'ultimo DLC è stata introdotta la funzionalità che lui può essere anche bipede, così. E in questa postura fa molti più danni, mentre questa postura su quattro zampe gli permette di essere molto più veloce. Magnifica creatura anche lo spinosauro. Sì. Ok, ragazzi, allora un'altra creatura che ci andiamo a catturare adesso è il Mawing, che come sapete è una creatura molto utile sia per far crescere i cuccioli, in quanto li può sfamare lei, ma è anche un velocissimo volatile. Anzi, quando planiamo, credo proprio che sia la creatura più veloce che esista. E per catturarlo ci prendiamo un altro Ovis. Eccolo qua, un bel cuccioletto pronto ad essere scannato. Anche perché le crocchette basilari non le ho preparate. Ci dirigiamo a nord-est, così vi faccio vedere un'altra zona che ancora non abbiamo visitato. Il bioma della foresta, o Redwood, non ricordo bene il nome adesso, che contiene anche quella delle ottime creature. Ci apriamo anche questo. Ok, eccoci qua, all'inizio della foresta. Devo capire un attimino se ci sono i Tiacolei attaccati agli alberi. Sinceramente non lo so ancora, ma rischieremo. Oh, e tra l'altro qua c'è anche un altro castello. Ve l'avevo detto, questa mappa era piena di castelli. Qui, all'interno della foresta, che a differenza degli altri castelli ha diverse cinta murarie. Infatti questa è la prima, e questa invece è la seconda, è la zona più interna. Questo è sempre la classica rovina che troviamo al centro di ogni castello. Bello.
Carino. Cerchiamo un po' sti Mawing. Mica male anche qua, eh. Beh, ma che spettacolo è. Ci sono anche delle perle silicee sul fondo. Altro leone marsupiale in acqua che si sta facendo un bel bagnetto. Ah, qui c'è anche l'obelisco verde, tra l'altro. Sì, vabbè, ragazzi, guardate questo megalocero, che corna che c'ha. Ok, trovato uno, ragazzi. Anzi, in realtà trovati un botto. Vediamo un po' i loro livelli. 95, 20, 50. Fanno veramente pietà. Proviamo a vedere nella zona innevata se troviamo qualche altra cosa. Allora, mammut. Qua ci sono, sì. Livello 20. Eccolo là, livello 140. Trovato. Allora, i mammut per fortuna hanno fatto fuori dei lupi un po' troppo curiosi. Adesso noi ci inretiamo a lui. Tanto sembra abbastanza tranquillo. Anzi no, perché in realtà c'è un maledetto gruppo di uccelli del terrore. Ci sta pensando il rinoceronte comunque, farselo secco. Noi occupiamoci di questa bestiolina qua. No, ho redato un livello 20. Ma dov'è l'altro? C'aveva lo stesso colore. Maledettissimo di un Mawing, dove sei finito? Vediamo un po' se è questo. Sì, sì, è lui. Ecco. Ok. Allora, dovrebbe andar giù con pochi colpi, in teoria. Sì, dai. Ok, andato. Ci facciamo secco il montone. Che poverino, era proprio un cuccioletto, ragazzi. Vabbè. Vai, glielo diamo tutto al Mawing. E nel frattempo, che lui se lo pappa, vediamo se ne troviamo un altro. Tanto questi non hanno sesso, quindi sono uno sia maschio che femmina, sti Mawing, quindi va bene qualsiasi altro di livello alto. Lì ce ne sono una coppia. 145 e 45. Allora, vai. Tiè. A posto. Abbiamo un altro enorme ornitorinco da portare in base. Aspettate un po' che qua c'è uno spino. Livello 145. Mica male, eh? Ed è anche maschio. Quasi quasi ce lo prendiamo. E così lo possiamo far accoppiare con l'altro che abbiamo preso prima. Allora, facciamo così. Vado in base al volo. Tanto è qua vicino. Mi prendo i portoni. E proviamo a catturarlo. Dovrebbe essere una zona tranquilla, anche se ho appena visto un raptor alfa. Tiè, beccatevi queste, tiè. Mamma mia, ragazzi, giusto in tempo. Ci stavo per rimettere la viverna, cavoli. Ok. Ok. Vai. Tagliamo gli alberi così riesce a venire dritto per dritto. La tagliola è pronta. Vai.
Ok, perfetto. Chiudiamo dietro. Ciao bello. Ma allora sti spinosauri ce l'hanno proprio di vizio da affondare nel pavimento. Aia. Guarda che non ti faccio accoppiare con una bella spinosaura che ho preso, eh. Ah, vedi come si è calmato mo, eh. Oh, ecco qua. Adesso gli diamo un bel po' di montone e di carne pregiata. E ci vediamo direttamente dopo. Ok. Guardate che bella coppietta adesso che abbiamo. E tra l'altro ho visto che il maschio ha una salute pessima, ma ha un buon attacco, 350% di base. Magari cerco di combinare la salute della femmina, che è leggermente più alta, nulla di eclatante, però comunque già parte con 5600. E otteniamo delle belle bestioline, dai. Mentre adesso ci liberiamo anche i Mawing. Eccoli qua. Perfetto, queste tre femmine sono cresciute. Ranocchia, lo so che vorresti fare un giretto con me, ma promesso che adesso ti faccio la sella e ci andiamo a fare quattro salti assieme. Ci scegliamo quello un po' meglio come statistiche. 2300-1200 di vigore. Vediamo quest'altro. Però questo c'ha un bell'attacco. Gli potenziamo un po' il vigore. Oh, finalmente ragazzi abbiamo il Mawing. Vi faccio vedere quanto è veloce. Allora, planando raggiunge veramente delle velocità incredibili. Molto più veloce di una viverna, ad esempio. E tra l'altro consuma anche pochissima energia per farlo, quindi è sicuramente il modo migliore di viaggiare per la mappa, secondo me. Poi c'è anche la modalità paracadute, che permette di atterrare lentamente. E poi è anche una creatura molto veloce in acqua. Oltre a non avere una statistica di ossigeno, quindi potete starci in eterno sott'acqua. A patto chiaramente che voi abbiate delle bombole da sub. Può anche saltare addirittura per uscire dall'acqua. E tra l'altro, se planate sull'acqua, guardate che figata, una specie di moto d'acqua diventa. Oddio, sta cosa in realtà la fa anche sulla terraferma, eh. Se dovete salire in altezza, dovrete fare parecchi salti, però non è assolutamente un problema. In realtà la caratteristica principale del Mawing... Mazza che frontale che ho fatto. Allora, sta creatura in realtà è anche una specie di bambinaia. E infatti, fra le sue statistiche, ce n'è una unica del Mawing, che è Nursing Effectiveness, cioè efficacia nell'accudimento. Aumentando questa statistica si aumenta praticamente il raggio d'azione. Se infatti andiamo nel suo menu radiale e abilitiamo appunto questa sua capacità qui, vedete innanzitutto come inizia a sparare dalle tette, e poi c'è un raggio attorno a lei che ci fa vedere fin dove riesce ad accudire i cuccioli. E adesso la proviamo subito con il cucciolo di Magmasauro, perché tanto io adesso mi dovrò dedicare alla sua crescita. Avviciniamo il Mawing in modo tale che il suo raggio d'azione lo prende. E mettendo lo zolfo nel suo inventario, gli darà da mangiare lei. Chiaramente per ogni creatura dovete mettere il suo cibo specifico. Quindi ad esempio potete aggiungere carne e dare da mangiare anche a cuccioli di carnivori, bacche per gli erbivori, oppure le creature specifiche come il magmasauro, ma anche la viverna. Basterà che voi mettiate l'apposito cibo qua dentro, tipo ad esempio il latte di viverna qua, e questi si sfameranno così. Ok, sì, sta funzionando, vedete, perché sta prendendo cibo da questo stack. Prima era 100, adesso è 98. Ah, oltretutto i Mawing hanno un'altra caratteristica unica, e cioè quella di deporre delle uova che possono essere di diverse qualità. Quindi casualmente potranno droppare uova che andranno bene per le kibble semplici, altre volte per kibble eccezionali. Ovviamente più l'uovo è raro e più è difficile che esca, quindi in genere vi dropperanno uova per le crocchette basilari. E comunque direi che per oggi abbiamo fatto
un sacco di progressi. Ah, dimenticavo. A questa gliel'ho promesso che la portavo in giro. E quindi vediamo se c'ho una sella per rana diavolo. Eccola qua, ricordavo di averla. E vi faccio vedere che bei zompi che fa sta creatura. Tiè. Vai. Ah, a casa non ce la fa a scavalcarla. Peccato. C'ha poi l'attacco principale che slinguazza così e che infligge anche torpore, quindi va bene anche per addormentare le creature. E col tasto destro del mouse invece dà quest'altra slinguazzata orizzontale, se usata su cadaveri di insetti tipo le formiche o quella specie di enormi zanzare, praticamente li trasforma in pasta cementizia. Ok signori, anche per questo episodio è tutto. Nel prossimo ho intenzione di andare finalmente ad esplorare gli altri reami e in particolare andremo ad esplorare Asgard e andremo alla ricerca degli Shadowmane. Anche di quelli ne voglio prendere una bella coppia in modo tale da poterli allevare per poi farci un piccolo esercito di Shadowmane. Magari unirci qualche spinosauro e qualche deinonico e andare ad affrontare un altro mini boss di Fjordur. Tutto ciò chiaramente nei prossimi episodi. Io vi ringrazio per la visione come sempre, vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!